Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video di prodotti acquistati e regalati. Sono diversi perché non avendo fatto video per... non ricordo a quanto risale un video del genere, ma credo più di un mese e mezzo fa. Quindi c'è tanta roba che ho comprato, in più ovviamente essendoci stata la mia laurea ci sono cose che ho comprato per quel giorno speciale e i regali, quindi... Accomodatevi, fatevi il tè, fatevi la camomilla, no, niente camomille sopra addormentate, caffè, fatevi il caffè, un bel caffè bello potente. Comunque, iniziamo dalle cose che ho acquistato io. Allora, le ho messe tutte in un sacchettino carino. Prima cosa che ho acquistato, che mi servirà ora che vado in vacanza, sono le salviette struccanti della Fria. Sono nuove, sono struccanti occhi, 20 salviette rivitalizzanti, astringenti, rinfrescanti, puro cotone e fibre di origine naturali con acido ialuronico e vitamina E, con innovativo complesso peptinico contro borse e occhiaie. Gli occhiai ci stanno. Ora me le porterò in vacanza e speriamo che funzionino bene perché non le ho provate. C'ho sti capelli impazziti. Ieri ne vivevo relativamente tranquilli perché mi sono fatta la frangetta. Ieri l'ho tutta bella sistemata, però c'è un'afa esagerata qua a Salerno e in più ha anche piovuto. Quindi ho tipo il ricciolo, c'è un pezzo di frangetta che si gira così, l'ho dovuta sistemare dietro. Non mi piace mettere così, però vabbè. Poi, ah sì, ho fatto un acquisto da mia cognata Lei Rocher. E ho comprato, eccolo qua, il fondotinta, quello Pure Light. C'è un casino di pazzi qua su, però va bene. Sarebbe, oddio, in italiano. Fondotinta impalpabile, illuminante, effetto seconda pelle. Ho preso la colorazione più chiara, beige 100 Tint Tress Clean. Era la più chiara, speriamo che vada bene per il mio colore, però ho pensato, essendo un fondotinta molto leggero, anche se non è perfettamente il mio colore, potrei riuscire a sistemarlo. Poi, come campioncino, mi ha dato una confezione della linea Active Sensitive, programma 7 giorni, per che cosa? Trattamento viso, riduzione rughe. Io non ne ho rughe. La proveremo, dentro c'è un latte, ma in italiano? Non trovo l'italiano. Vabbè, c'è un latte detergente, un siero e l'altro non so, forse una crema. Quindi questo è un campioncino, cade tutto. Poi, secondo campioncino, campioncione io devo chiamare, è una crema della Beauty and Pierce, quindi bellezza per i piedi, una crema alla lavanda bio, crema nutriente piedi, questa. E poi mi ha preso un burro di cacao nutriente, dovrebbe essere quello al cocco, balsamo labbra al cocco. No, quelle che non hanno colorazione ma soltanto profumazione. Ah, il fondotinta era in offerta e l'ho pagato 14,95 euro. Ora ho diversi campioncini che sto provando, però appena finiscono ovviamente inizierò a usare questo. Poi, cos'è? Ah, sono andata a vedere la bellezza, mi sono dimenticata perché questa roba l'ho comprata, l'ho messa da parte per fare il video e mi sono scordata di quello che ho comprato. Comunque, da Die Bellezza ho comprato due smalti, questo della linea proprio Die Bellezza, effetto gel, maxi applicatore, stesura perfetta, che numero sei? Dovrebbe essere l'883, è un color carne, quello che ho della... Oddio, cos'era? Wycon sta finendo, farò l'ultima applicazione questo fine settimana e poi finirà nei prodotti finiti. Il secondo che ho comprato è questo bel verde, quanto è bellino, della Sinful Color, il numero 926 HD Nails, ma è troppo carino.
Allora, quello delle bellezza l'ho pagato 3,90 €, questo qui l'ho pagato 2,90 €. Sì, li buttiamo qui. Si è rotta? No. Poi sono passata da Shaka, quindi... Oh mio Dio, come si chiama? Dove vendono Shaka? OVS. E c'erano, ho trovato i patch punti, anti-punti neri della Essence. Questo qua è quello per il naso, e poi ho preso anche i triangolini per le varie parti del viso. Io sul naso ne ho diversi, ma la parte dove mi si concentra è questo triangolino qua. Quindi di solito metto semplicemente questo, lo taglio a metà e lo metto qua. Poi la prossima volta uso l'altra metà. Però visto che li ho trovati, li ho comprati tutti e due, l'uno venivano 2,29 € l'uno. Da OVS fanno gli scontrini maxi. Comunque. Poi, cosa c'è? Ah, un regalo. Questo regalo me l'ha fatto la mia cugina per la laurea. È un orologio da tavolo. Si appoggia così sul tavolo e quindi rimane in piedi, e dentro c'è il quadrante. È troppo carino, in rosso ovviamente la laurea. Appena mi sistemo che faccio il mio studio, lo lascerò qua sulla scrivania e poi se avrò uno studio lo metterò in studio. Poi sono passata da Kiko, ma sono andata da Kiko forse a ottobre, e ho acquistato una penna Nail Art, quindi una penna scrub per le cuticole, trattamento esfoliante, ma in italiano devo leggere, dov'è l'italiano? Eccolo qua, trattamento esfoliante cuticole in penna con estratto di bambù, migliora l'aspetto dell'unghia rimuovendo delicatamente le pellicine in eccesso, rotare la base della penna per far fuoriuscire il prodotto, e l'ho pagato 4,90 €. Provo e riprovo cose per le cuticole, trattamenti per le cuticole, ma alla fine ritorno sempre al mio scrabetto fatto in casa, olio d'oliva, o metto lo zucchero, dipende quanto è dura la cuticola, me ne rendo conto, quindi metto olio, cioè metto l'olio insieme, o allo zucchero, o al sale fino, o al caffè, dipende da quanto voglio che mi scrabbino. Poi ho comprato, anzi mamma mi ha comprato della Neutral Roberts, un deodorante Derma Zero, zero antitraspiranti, zero alcol, zero sali d'alluminio, zero parabeni, pelle sana e protetta, efficace ipoallergenica e in stick. Sempre con, cioè mi sta finendo quello che ho, quindi l'ho comprato. Poi mio padre è stato a una fiera, mi ha portato tantissimi campioncini. Allora, un paccozzo, non so se si legge, è dell'Eofidra. Filler Suprema, smagliature siero corpo urto, rigenerante, riducente e normalizzante per smagliature rosse su tutti i tipi di pelle con acido ialuronico puro 3000 ppm, che non so cosa significhi. E il liquidino, quindi metterò tutto il contenuto all'interno di un contenitorino, ma quando torno dalla vacanza faccio anche questo servizio. Poi della HC+, probiotici, bio eco cosmetici, balsamo capelli secchi e sfibrati, dermatologicamente testato, senza OGM sì. Allergeni e parabeni, certificato ICEA, eco prodotto biologico della Omocrin, questo. Poi cioè, eccolo qua, un altro prodotto della stessa marca, è uno shampoo capelli grassi e misti con gli stessi requisiti del balsamo. Poi aspettate un attimo che mi sto perdendo, voglio mostrarvi tutti quelli delle stesse linee. Ecco, potevo farlo prima questo. Aspettate un momento, mi sto perdendo. Un momento, arrivo. Questo qua, questo qua. Cos'è? Ma qua sono impazzita. Questo
questo video verrà non lungo di più. Poi, sempre dell'Eofidra, amido mio, balsamo ultra delicato con olio di riso di ciprina senza appesantire per il bimbo e la mamma. Senza, io non ho bimbi e non ce l'ho mamma, quindi vabbè, è un balsamo, io lo userò. Senza parabeni, ipoallergenico. Questo. Poi, della... aspettate un momento, time out. Questo è lo stesso di questo. Che non voglio imbriacare, ecco qua. Così mi è più facile dopo scrivere tutti i nomi esatti all'interno del box informazioni. Così almeno ho, non so, tutti della stessa marca, eccetera. Vabbè. Fisse. Poi della Lictena, una crema, allora si chiama Equilidra, per pelli sensibili e irritabili, da pelli normali a tendenza secca, SPF 15, aumenta di 3 volte la produzione di acido ialuronico, aumenta il collagene e l'elastina, crema viso reidratante ricca, con biogaba, non so cosa significhi, crema viso. Poi un'altra crema viso, sempre della stessa marca, trattamento intensivo 24 ore per pelli secche, vabbè in inverno serve un pochino più di idratazione al viso, restituisce alla pelle tonicità e compattezza, è questo. Poi della stessa marca mi ha portato anche dei campioncini di CC Cream, per pelli sensibili, vabbè, CC Cream 7 in 1, antirossori SPF 15. Non ho mai provato una CC Cream, non ho mai provato neanche una BB Cream, è arrivato il momento di provare anche questi. Poi, della Specchia Sol, diversi balsami col corpo dolci mieli, certificati sempre ICEA, eco bio cosmetici. Allora, me l'ha portato all'olio di mandorle dolce e miele, poi all'olio di jojoba e miele, io adoro il miele, e all'olio iperico, non so, e miele. Sono quelli prodotti che si mettono, cioè sono a risciacquo, nel senso vi fate la doccia, appoggiate questo, dopo esservi lavati ovviamente, poi sciacquate via, siete già belle che idratate. Della stessa marca mi ha portato un sapone detergente delicato con aloe vera biologica, prodotti probiotici, estratto di malva silvestre, dermatologicamente testata, della linea Viso, quindi un detergente Viso. È ancora della stessa marca, della linea Vital Ven Gel, per il sollievo delle gambe stanche e pesanti, con rusco, ipocastano, centella, oddio io non cedo più, si stanno abbassando le nuvole in cielo, quindi io non cedo più niente qua dentro. Vabbè, no alcol, no colorati, non parabeni, no glutine per le gambe. Buono, buono, buono. Poi, mia zia, sapendo che devo andare ora in vacanza, mi è vado a Amsterdam con un freddo da pazzi, mi ha preso questa mantella di lana. Se riesco a trovare, eccola qua. Non so se riuscite a vedere, sono quelle mantelle che si mettono o senza mettere, cioè, per così, da sopra giacca o anche su, io la metterò sul cappotto ora che vado ad Amsterdam perché è bella grande. Ora mi alzo, arriva a mezza coscia la parte più lunga, quindi mi porterò questa. Vabbè, ovviamente porterò anche una sciarpa, però immagino che questa qua la userò molto di più di una sciarpa. Devo considerare che mi devo portare una borsa bella grande. Si sta scaricando la batteria. Oh. Poi, per la laurea, ho comprato una borsa, diciamo cartella un pochino più elegantina. Eccola qua, con il manico così, con la parte di avanti a busta, diciamo. Si apre così, di una grandezza centrata la mia tesi grande, ha una sola tasca con la cerniera e ha qua la chiusura in dorato.
io avevo un vestito, una gonna nera con camicia, camicia bianca e giacca nera con un bel fiocco nero al collo. Poi ho messo questa borsa e le scarpe nere che ora vi mostro. Era proprio professionale, mi piaceva tanto, anche se la gonna era tantino corta, ma le scarpe invece per la laurea le ho prese da Scarpe Scarpa della linea Astra. Sono semplici, diciamo semplici décolleté, non con un tacco doppio ma non altissimo, con una piccola para e su con punta tonda e come si portano ora con questo cintino fatto in questo modo. Lei qui sopra è tipo vellutino, sotto la para e la zeppa e il tacco sono lucidini. Sono state abbastanza comode ma non troppo, dentro sono dure, quindi appena posso vado da Essence a prendermi i cuscinetti, così le inserisco all'interno e ovviamente diventano più comode. Ora le ho messe senza calze in modo molto veloce, però l'effetto è molto carino con questo cintino che accompagna il piede. Al piede fa un bel effetto, mi piacciono molto, solo che veramente sotto sono troppo dure per i miei gusti. Faccio vedere i regali che mi sono stati fatti per la laurea. Mia cognata dalla Yves Rocher mi ha preso un pacco con dei prodotti, guarda che carino, poi il sacchetto ovviamente ve lo conserverò perché sono troppo carini. Allora, mi ha preso di questa linea qua la nutrizione, del collo, c'è un pochino di muscoli sotto al collo. Allora, una crema nutriente per le secche alla mandorla. Sì, credo che sia solo alla mandorla, ok. Poi mi ha preso, guarda quanto è carina questa confezione, quando finirà vi consegnerò la bottiglia, magari dentro ci metto un fiore, non lo so, poi vedo. Della tradizione di Amamon. Sì. Bio Argan Oil, quindi con... ma in italiano? Ma perché metterlo così in italiano? Mi sa che sta facendo troppo scuro, accendiamo la luce. Ok. Allora, in italiano, olio doccia orientale. Sì. No, la cosa carina è proprio la confezione a bottigline, troppo bellina. Poi ha preso un altro doccia schiuma della linea cacao. Sì, dovrebbe essere la linea nuova invernale. Sono gli shower gel, quindi il gel doccia con le pagliettine all'interno. Questo è cacao e arancio. Ma troppo. L'anno scorso pure me ne portò una che ancora devo utilizzare perché queste confezioni piccole io me le conservo comunque in palestra, sono più comode. Ora ne ho diverse da utilizzare veramente. Ne ho pure quelli da 50 ml, da 100 ml, sono buttato dall'aria. E l'ultimo che mi ha preso è la crema mani, di cui quella della confezione dell'anno scorso l'ho finita in questo periodo, l'ho messa nel video precedente. Comunque questa qua è sempre cocco e arancia, quindi una crema idratante al profumo di cocco e arancia. Sono troppo belle, mi piacciono un sacco questi prodotti. Tipo al cioccolato, quando ero piccolina, non so se lo ricordate, c'era, non so se ci sta ancora, la collina che faceva il bagno schiuma al cioccolato, tipo io l'avevo al cioccolato e mia sorella che le piace di più lo zucchero al velo, ce l'aveva il zucchero al velo, tipo entravo io in bagno profumo di cioccolato, subito dopo entrava mia sorella, profumava anche di zucchero al velo, quel bagno era povera bestia, mannaggia. Poi i miei suoceri invece mi hanno preso da Scioli Oro, una cosa stupenda, non bella di più, un certo bigliettino che devo conservare assolutamente. Comunque
preso una parure che è stupenda, non belle, ma a me piace un casino. Aspettate, se ne sono caduti gli orecchini. Metteteli a posto. Eccola qua. È in oro giallo con pallottole piene di Swarovski, anche gli orecchini sono Swarovski. L'ho provata a casa, ma fa una luce straordinaria. Ve la immagino con un vestito a fascia, quindi lascia tutto il décolleté scoperto, con questa cascata di Swarovski oro, gli orecchini con una conciatura alta, straordinario. Non so quando lo indosserò, però è bellissimo. Sarò molto contenta di questo regalo, è troppo bello. Veramente è troppo bello. Oh, mannaggia. Guardate la scatola, la bustina di Strollier me la conservo. Anche se ho 10.000 bustine per casa, però mi piacciono tanto. Poi invece i miei amici da Idea Bellezza mi hanno preso... Aspettate un momento, eccomi qua. Un fono della G-Cube, non so se... Eccolo qua, si legge, sì. All'ossigeno attivo... Vi voglio leggere le caratteristiche. Alta tecnologia italiana con l'unico asciugacapelli al mondo all'ossigeno attivo che esalta la colorazione e protegge lo stelo. Vabbè, motori professionali ad alta resa, rigatura anticalore, antiscivolo, è lungo 18 cm, quindi è molto compatto. Pulsante aria fredda incastrata per agevolare la presa. Poi ci sono uno o due bocchettoni che non lo so. Poi, vabbè. Aria calda, vabbè, anche l'aria calda. L'ho preso perché... Me l'hanno preso perché ovviamente io mi faccio i colpi di sole, ho questi capelli molto sottili che si sfibrano velocemente, quindi mi hanno fatto un grande regalo, mi piace tanto. Poi dentro c'era anche uno smalto della Collistar color carne, che numero sei? Dove sta scritto il numero? Eccolo qua, rosa. Ehi, cos'è? Rosa del deserto più trasparente glitter. Queste le quelle confezioni di un annetto fa uscirono, non mi ricordo. Però io spesso e volentieri accosto a uno smalto normale il top coat glitterato, quindi lo sanno e me l'hanno preso. Poi mi hanno fatto dare anche dei campioncini, anzi scusate, prima questa qua. Una lima che serve sempre, questa è proprio della Idea Bellezza, è molto pinapposa, dietro è così in rosa, la nera è rosa, carinissima. E poi mi hanno dato le commesse due profumi della Kenzo, come ti chiami tu? Je d'amour. Che belle labbra che hanno disegnato questa modella. E sempre un altro della Kenzo che si chiama Flower by Kenzo. Ah, questo è Flower by Kenzo. E all'interno c'erano anche due fiori con il profumo, quello di Kenzo, Flower by Kenzo, con già profumati. Mamma mia. Li ho messi in sala, nel salotto, perché se me lo mettevo in camera, tipo la notte non avrei dormito. Sono molto pieno, perché dentro questa pallottola sarà stracolma di prodotto. Io quando ho aperto la scatola, a un certo punto, le ho rimesse in busta, ho rimesso tutto in busta e avevo messo i fiori più alti, non volevo che si rovinassero, e tipo io e la mia amica che eravamo sedute vicino al tavolo, certo quando eravamo inebriate di Kenzo, vediamo solo Kenzo, era fortissimo, ma si sta perdendo un pochino, però comunque è bello, però è un buon profumo, mi piace. Io devo scegliere assolutamente un profumo. Lo devo cercare anche che non mi faccia allergia, perché ho la pelle un pochino delicata, ogni tanto se il profumo non è come dico io mi fanno le bollicine. Ok, mi sono stancata, questa carrellata infinita di prodotti acquistati e regalati è finita, c'è una zanzarina che svolazza in camera. Io vi mando un grosso bacio,
E ci vediamo nel prossimo video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!